Nell'anniversario di Chernobyl c'è questa dichiarazione davvero tempestiva di Berlusconi. Ma le dichiarazioni di Berlusconi di oggi sono la prova provata dell'imbroglio, del grande imbroglio fatto ai danni della democrazia in Italia. Quindi se qualcuno oggi poteva avere un dubbio, oggi ha la certezza che i referendum non si fanno in Italia perché Berlusconi ha letto i sondaggi e dopo, facendo saltare il quorum e espropriando i cittadini di questo strumento diretto di democrazia, riproporrà il nucleare. Allora noi Verdi diciamo: continuiamo la mobilitazione, continuiamo la campagna referendaria e all'ufficio del referendum della Cassazione diciamo una cosa molto chiara: oggi Berlusconi ha dato l'interpretazione autentica dal punto di vista legislativo di che cos'è quella norma, è un semplice differimento e quindi i referendum si devono svolgere. Gli italiani hanno buona memoria, dopo 25 anni continuano a ricordare Chernobyl, perché fra un anno dovrebbe aver dimenticato Fukushima, o fra 25 anni perché dovrebbe aver dimenticato Fukushima? È una pia illusione. Capisco che Berlusconi l'abbia detto nel giorno dell'incontro col presidente Sarkozy, perché con lui aveva già stilato un patto, peraltro molto oneroso per l'Italia, perché prevedeva che nel caso in cui le centrali non si fossero bloccate, non si fosse andato avanti nella costruzione, lo Stato avrebbe comunque garantito gli investimenti fino a quel momento fatti. Massimo e Dario.